La professoressa Enrica Maturo, direttore del Dipartimento di Scienze Sociali della Università Federico II di Napoli e componente autorevole del Comitato Scientifico di Pollicina Academy. Con lei affrontiamo proprio il tema che sta attraversando tutta la nostra riflessione di questi mesi, proprio il passaggio da mobilità e portabilità e come lo smartphone stia diventando una protesi dell'intelligenza dell'uomo. Ecco, questo al mondo della sociologia, professoressa, che cosa dice e come la sociologia può intervenire in questo mondo dandogli un'anima? Beh, già nel 1985, in un romanzo di fantascienza che in qualche modo ha aperto la strada al digitale, Neuromante di William Gibson, si immagina una portabilità estrema, cioè un cyborg, una macchina che collega direttamente, un uomo-macchina che si collega direttamente alla rete. In qualche modo questo ha prefigurato lo smartphone, insomma quello che oggi noi stiamo realizzando tramite i telefonini. È ovvio che l'interazione tra l'uomo e la macchina che gli permette di vivere la rete diversamente è un modo per una nuova rivoluzione, ecco, quello che dopo la stampa, come molti hanno detto, trasforma l'uomo e ma trasforma anche il suo modo di ragionare e la sua intelligenza. Una nuova era dopo la stampa. Ecco, professoressa, quando noi parliamo di macchina parliamo però soprattutto di sistema intelligente che è l'anima, parliamo di calcolo, di algoritmo. Questo è l'ambiente in cui vanno ricollocate e possiamo dire, come dire, riprogrammate le scienze umane, a cominciare dalla sociologia, cioè la capacità di interferire con un automatismo che un altro uomo sta pianificando. Sì, sicuramente oggi si parla di un'intelligenza connettiva e di un'intelligenza collettiva, cioè il nostro modo di ragionare che sta cambiando. Quando io parlavo prima del rapporto uomo-macchina, in realtà è vero, era uomo-rete, forse è anche più corretto dire, cioè un modo in cui la nostra capacità di leggere il mondo si struttura attraverso la nostra capacità di essere nelle relazioni, che cambia proprio il modo, il nostro approccio anche con la conoscenza. Le scienze umane, le scienze sociali in particolare, devono essere capaci di studiare le trasformazioni della mente umana e nel modo di ragionare e di conseguenza anche tutte le trasformazioni sul sociale che questo implica. Ecco, un ultimo dato, proprio nel suo mondo, l'università, la formazione, quanto questa potenza di portabilità, di intelligenza disponibile per tutti, docenti e discenti, cambierà questa dinamica, il suo sistema organizzativo, le sue gerarchie, i suoi linguaggi? Beh, sicuramente non si può non pensare più a una, non si può più pensare a una didattica senza l'e-learning. Sicuramente oggi la capacità di ragionare e di poter, diciamo, di trasformare il rapporto docente-discente attraverso l'uso della rete ha cambiato tutto e sta cambiando tutto. Non è un caso che la nostra università, per esempio, è avanzatissima nel settore dei MOOC, cioè dei Massive Open Courses, aperti a tutti. E pensate soltanto alla possibilità di uno studente di sul suo smartphone di ascoltare le lezioni come e quando vuole, di lavorare collettivamente insieme ad altri studenti e di poter avere a disposizione i link, che sono il modo per orientarsi attraverso il mare della conoscenza. Ecco, proprio avendo come sfondo i suoni della portabilità, che sono i telefonini che abbiamo tutti nelle tasche, concludiamo questa conversazione avendo individuato un itinerario di ricerca che seguiremo proprio con la professoressa Maturo, proprio la portabilità del sapere e le nuove relazioni formative. A presto.